Cult Break Channel, ben ritrovati. Oggi apriamo un piccolo trittico di prove di armi corte, tre pistole molto diverse, molto belle tutte e tre, e nate per scopi diversi, quindi con caratteristiche molto differenti. Iniziamo oggi da una diciamo delle più divertenti armi che abbiamo avuto occasione di tenere e di provare. Vediamo subito la presentazione. Come vedete dalla scatola si tratta di una Sig Sauer, anche se qui più del nome c'è poco. È una copia 1911, una copia della Colt 1911, perfetta in ogni particolare, che di serie ha un caricatore di scorta, come spesso avviene, un segnale di camera libera, addirittura una falsa cartuccia in 22, in calibro 22, che è la prima volta che ci capita di vedere, e vediamo appunto la finitura, la bella finitura di quest'arma, che è una fosfatazione verde militare. Eccola qui, questa è l'arma, come potete vedere è molto 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 simile alle Colt, a modelli Colt 1911. Saltano subito all'occhio alcune chicche, come il grilletto alleggerito e regolabile con una piccola vite di registrazione per lo scatto, il cane alleggerito da tiro e la leva della sicura dorsale sagomata e maggiorata come sui modelli per il tiro. Vediamo adesso, facciamo il nostro consueto check per vedere appunto che in camera non sia presente una cartuccia. Controlliamo il caricatore, anche questo come vedete è vuoto. Brevemente, questa è un'arma molto molto simpatica, fatica pochissimo allo sparo. Per gli amici che ci seguono attraverso il collegamento al canale esterno e fraterno del cacciatore di zombie, che io come sempre saluto e ringrazio per la sua squisita disponibilità e simpatia, questa è l'arma di zombie per eccellenza. Primo, perché come sapete lì conta la precisione del tiro, che va fatto in testa, per cui non tanto la potenza. Secondo, perché è un'arma molto silenziosa in sé, il 22 già nasce come arma silenziosa, addirittura in commercio si trovano moltissime cariche subsoniche come questa qui e altri caricamenti della Fiocchi o quant'altro, e è un'arma che non necessita di accessori illegali di silenziamento per poter essere utilizzata in maniera, diciamo, corretta dal punto di vista della sonorità. È un'arma molto 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 precisa, non affatica nell'uso, perché il 22 è un calibro molto leggero e permette di essere utilizzato con profitto anche a distanze lunghissime. Sappiamo che carabine di precisione in gara sono camerate in calibro 22, per cui la gittata del proiettile è al di là di ogni esigenza. E questa, diciamo, che è un'arma molto sicura, perché oltre alla sicura dorsale è dotata di altri meccanismi automatici, come l'impossibilità di azionare il grilletto quando il caricatore non è presente. Vedete, adesso funziona. Una sicura manuale, che appunto si arma solamente a cane armato e ambidestra, per cui va bene sia per destri che per mancini. È una pistola che si comporta benissimo al fuoco, è divertentissima. L'unico vero neo è che si sparano tantissime cartucce senza rendersene conto, perché è talmente facile, talmente divertente, talmente, direi, oserei quasi dire un giocattolo, che si fa presto a finire scatole di munizioni. Il nome Sig Sauer va poco al di là del nome, nel senso che sì, questa è una pistola prodotta in Germania su specifiche Sig Sauer e marchiata Sig Sauer, però è identica, pressoché identica, alla omologa GSG, German Sport Gun, fabbricata dallo stesso fabbricante. La finitura fosfatata verde militare è qualcosa di stupendo, anche se in commercio ne esiste una versione brunita e anche un'altra tan, ossia quel colore sabbia
che va per la maggiore ultimamente, anche se devo dire che questa verde ha colto nel segno. Questa pistola in particolare è un'arma che è molto economica sia da acquistare che da gestire. Presa nuova in armeria si trova intorno ai 380 euro, anche qualcosa di meno, e le cartucce non vale la pena neanche provare a ricaricarle, anche se teoricamente è possibile. Il 22 parte da 4 euro la scatola da 50, a salire poi a seconda delle esigenze. Ora queste subsoniche per esempio costano sui 10 euro, come anche le Stinger, che sono le cartucce più pregiate, 22, sono ramate e hanno una bella carica, molto veloce, molto potente. Detto questo, vi invito a provare, se avete la possibilità di provarne una, sicuramente vi innamorerete e non potrete fare a meno di creare un posto nella vostra piccola armeria per tenerne una. Vi ringrazio ancora dell'attenzione e ringrazio tutti i nostri followers che sono sempre più attivi, sempre oserei dire più lusinghieri, e vi do appuntamento come di consueto alla prossima prova, ricordandovi appunto che questa sarà la prima di una serie di tre dove analizzeremo anche un calibro maggiore sempre in versione semiautomatica e una bellissima Sub-Nose in 357 Magnum, un revolver appunto a canna corta che rapirà il cuore di molti di voi.